Buonasera, buonasera! Siamo arrivati finalmente! Un po' lunghi, ma sapete, è la prima volta, quindi ci perdonerete. Siamo arrivati finalmente alla premiazione delle CPH, un percorso intenso che è durato tutti questi 3 giorni di Campus Party che arriva al suo momento culmine, quello delle premiazioni. Per cui è il momento di iniziare e ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio tutte le aziende, è stato un momento molto importante per Campus Party, penso lo sia stato per le aziende, altrettanto per i ragazzi che hanno partecipato, che hanno avuto modo di conoscersi, oltre che presentare i progetti, so che sono nate diverse sinergie, quindi questo ci fa molto piacere, pensiamo che questa sia la strada giusta per Campus Party, per promuovere questa vicinanza fra il talento e chi di talento ne ha davvero bisogno tutti i giorni. Ma non vi rubo altro tempo, passo direttamente alla fase importante che è quella delle premiazioni, per cui vorrei chiamare qui sul palco il rappresentante di Quant. Prego, Quant, eccoci che sta arrivando l'amministratore delegato, il dottor Chalon, molto piacere, grazie. E allora a questo punto gli diamo l'assegno che chiedo di tenere coperto, perché poi lo firmiamo dopo, quando arriva il gruppo che secondo me fa più scena. Allora chiedo di leggere a lui il nome del gruppo vincitore che sarà in trepidante azione, attesa. Crea Team. Un grande applauso per Crea Team. Adesso lo possiamo girare così glielo consegniamo. Allora, venite qua così almeno ci mettiamo in favore di fotografia. Eccoci, uno di qua, uno di là. Aspettiamo che i fotografi ci diano il segnale. Perfetto. Però lo dobbiamo anche firmare, se no poi non vale niente. Faccela. Ed ecco la prima gara che arriva alla premiazione. Quindi ringrazio Quant e ringrazio il team Crea Team, poi vi richiamiamo alla fine per una foto di gruppo. Grazie mille. Bravi ragazzi, bravi. Sì, lo portano, poi dopo... Allora, vi chiedo un grande applauso anche per lo studio Trevisan e Quonzo che chiamo sul palco per premiare la prossima CPH Idea vincente. Prego, un grande applauso. L'avvocato Sasha Picciolo, prego. Ciao. Allora, ti consegniamo l'assegno. Ok, così lasciamo a te il piacere di... dire il nome del vincitore. Legal Boot AI. Un grande applauso. Ecco in arrivo. Adesso lo possiamo girare. Ale. Prego. Vieni. Ecco, grazie. Un applauso. Allora se facciamo una foto. E l'entusiasmo però, ragazzi. Non avete vinto, ma almeno... a chi ha vinto un applauso fatelo. Anche in questo caso chiediamo la formalità anche per i fotografi. Ale, grazie mille. Grazie, un grande applauso ancora. Ciao, grazie. Ciao, ciao. È il momento del Comune di Milano. Ecco, grazie. Allora ci mettiamo una X. Allora qua abbiamo difficoltà per la firma, però vale lo stesso, vale lo stesso. Allora. Gisdevio. Quella. Ecco che arriva il vincitore, anche qua un percorso intenso. Allora i fotografi alla fotografia. Scusate, allora Up in the City, sì,
la firma non possiamo farla perché c'è un braccio così. Niente, ce la facciamo? Ce la facciamo, anche la firma. Gli dirò? In questo caso il premio non lo vedete perché il premio è quello dell'affidamento, giusto? Sì. È il premio, la possibilità di un affidamento diretto entro i limiti concessi, diciamo, dalla legge vigente, che sono 39.900 euro, fino a 39.900 euro. Da domani inizieremo a parlarci e a trovare il modo di... Perfetto, grazie, allora un applauso. Chiamo sul palco adesso il rappresentante di Dompé. Un grande applauso per favore. Ce l'hai? Ok, perfetto. Allora, lascio... The winner is Skin Speech. Allora lo giriamo, ecco che arrivano. Primi si leggono, in questo caso 5.000 euro. Ecco, foto. Grazie. Perfetto, grazie mille. La firma, ecco. Ciao ragazzi. Ciao. Adesso è il momento di premiare le CPH Idea di Chiesi. Un grande applauso per Chiesi, per cortesia. Qua erano due, tendiamo il referente di Chiesi. Allora, c'è stato un piccolo imprevisto, quindi il rappresentante di Chiesi non può partecipare alla premiazione, per cui niente vittoria. No, scherzo, la vittoria è confermata, i gruppi, abbiamo la delega per annunciarli noi. Non per firmare, ma per annunciarli sì. Quindi il primo gruppo è EZ Farm. Abbiamo anche qua il premio di 1.250 euro più uno stage per la CPH sull'assistenza sanitaria del paziente con malattia cronica. Ecco, un applauso per favore. State lì così almeno facciamo la foto doppia anche per l'altro, che è questo. No, questo no. In arrivo, sono tanti, eccolo qua. Allora, l'altro gruppo vincente è X-Team. Ecco, in arrivo, prego. Una bella foto doppia, ecco, perfetto, avvicinatevi in mezzo, grazie. Anche questo è un ex aequo in realtà per la CPH sull'assistenza sanitaria del paziente con malattie croniche. Grazie mille, grazie ragazzi, grazie. Adesso è il momento di chiamare sul palco IGP Deco. Ecco che arriva Alessandro. Grazie Alessandro, sempre energico. Ciao. Allora diamo Alessandro, lo vuoi firmare prima, così è meglio per i fotografi almeno? Ci metti la sigla prima, guarda, facciamo così, così più suspense. Chi sarà? Eccoci qua, perfetto. Allora annunci tu. Allora è Flora che ha vinto. Flora, eccoli in arrivo.
CPAC sull'outdoor advertising. Eccoci qua. Mettetevi al centro. Ecco, stateci tutti. Dai, un po' più di energia, però, con gli applausi. Oh, questo è un applauso giusto. Grazie mille. Ciao. Allora, serrate, premiazioni, ora è il turno di Lutec. Un applauso per Lutec. Allora, lo firmiamo anche qua, così almeno creiamo quell'attimo di suspense. Ricordiamo che questo è il premio per la CPH Idea sulla Blended Identity di 2.500 euro e uno stage trimestrale che verrà dato a... Con piacere a ID Team. ID Team, forza, sul palco! Eccoci qua. Un po' di più, un po' di più. Resistete fino a che arriva... Una bella foto al centro, grazie. Perfetto, grazie mille. Sono tante, abbiate pazienza, ma stiamo facendo veloci. Spero di recuperare. È il momento adesso di Amadeus, che chiamo sul palco. Resistete fino al palco, vai, almeno fino al palco. Allora, la sigliamo anche qua. Allora, ricordiamo, questa è una CPH Idea, l'agenzia Viaggi del Futuro. Quale modello possibile vince? On the Road. On the Road. 2.500 euro per On the Road, vincitrice di questa CPH Idea. Ho una foto, mettetevi al centro, grazie. Woo! Perfetto, ci siamo. Grazie. Grazie. Ora è il momento di A2A. Chiamo sul palco sia io. Dottor Moretti, grazie. Allora, mettiamo prima la firma per il solito momento di suspense. Ricordiamo che si tratta di una CPH sulle Sensible City Hackathon e chiamiamo quindi il vincitore dei 5.000 euro. Vince XAC, il tombino che segnala gli allagamenti. Quella! Woo! Grande applauso, team numeroso. Vai, tutti in mezzo per la foto di rito. Un applauso ancora. Grazie mille alla 2A e ai ragazzi, fantastici. Ciao. Ciao. Grazie. Allora, in questa maratona di premi, adesso è il turno di Visa. E Visa ha un format diverso, come format diverso chiaramente. Hello, nice to see you. Ciao. E se siete d'accordo, prima di... potrebbe essere l'occasione anche di chiamare... No, facciamo dopo. Dopo? Sì, dai. Alla fine magari. Sì, sì. Ok. Allora, è il turno di Visa, della CPH di Visa, per cui il vincitore è... XHack. XAC! Team Tosto, Team Tosto. Quindi non poteva mancare una carta di credito, evidentemente. Tutti al centro, la carta vi tiene tutti. La grande scuola dell'Innovation Lab, forse un messaggio ad Augusto Coppola, sei in zona, magari di ripensarci. Grazie ragazzi, grazie Visa.
E arriviamo Dulcis in fondo, poi avremo un premio per il progetto migliore fra i progetti migliori di un nostro partner che è Education First, ma prima di chiudere con quel premio è il momento della CPAC patrocinata direttamente da Campus Party Italia. Chiamo sul palco l'amministratore delegato di Campus Party Italia, Linda Spaia. Allora, mettiamo la firma. Chi si sarà aggiudicato questo premio? Gara tirata. Premio di 5.000 euro e soprattutto un biglietto andata e ritorno per due persone al prossimo Campus Party a Salvador de Bahia. Vince Fish. Un applauso per Fish, che forse non ci credevano neanche. Avevano addirittura abbandonato il palco. Saltano come delle gazzelle dalla felicità. Dai, di più, dai, forza, di più. Non ci credevate, eh? Non ci credevate. Dai, andate dietro che fate la foto, su. Tutti dietro, siete in tanti, ma ce la fate. Ui, che carovana, una carovana. Via, via, via. Ci siamo, allora un altro grande applauso. Grazie ragazzi. E come annunciato, chi è... È il momento di Regione Lombardia. Prego un applauso. Lo tieni un attimo, Fran, ti do la mano. Ho sbagliato. È stato un incidente di percorso nella scaletta. Scusate. Allora, la mettiamo la firma. Perfetto. Ricordiamo che parliamo della CPAC, della Sharing for Welfare, e vince Chocolate Makers. Chocolate Makers. Anche in questo caso il premio lo faccio dire a voi. È uno stage a Cefriel, che è una società consortile del Politecnico. Perfetto. Allora ragazzi, andate dietro per la foto di rito. Perfetto, allora grazie ancora, grazie mille. Grazie. Ciao. Grazie. Chiamo il Corriere sul palco. Prima perché... Allora, il Corriere... Aspetta, no, però... Come vuoi, no? Un applauso per il Corriere. Beh, noi abbiamo una notizia, visto che siamo il Corriere. Non abbiamo assegnato il premio e non l'abbiamo assegnato perché non abbiamo trovato risposta alla, insomma, ai nostri obiettivi, a quello che avevamo chiesto ai ragazzi. Devo dire che l'abbiamo fatto nello spirito di Campus Party. Sarebbe stato molto più facile assegnare comunque il premio, però questo è un festival dell'innovazione e l'innovazione, se c'è, deve essere vera, deve essere attuabile. Le proposte che ci sono state fatte, per quanto buone di prospettiva, non erano attuabili e per questo non abbiamo assegnato il premio. Arrivederci all'anno prossimo. Ci contiamo e apprezziamo allora lo spirito Campus Party della cosa. Grazie. È il momento di Education First, come vi avevamo annunciato, per assegnare l'ultimo premio, che è il premio al... Il miglior progetto fra i migliori, possiamo dirlo? Ok, un applauso per cortesia Education First. Allora mettiamo la sigla, ora vediamo chi si aggiudica.
Allora, il miglior progetto, che è una vacanza tra l'altro a Londra per una persona per 2 settimane per fare un corso di lingua, e il vincitore è? Orion Sams. Orion Sams! Vai, vai, reggete ancora, dai! Veloce, veloce tu! Ale! Woo! Una foto al centro, venite al centro, venite un po' più al centro, un po' più verso il centro, grazie. Perfetto, grazie mille. Allora, state qua, fermatevi, chiamerei tutti i gruppi vincitori e tutte le aziende sul palco per una foto di gruppo con tutte le aziende. Volendo, se ci stanno, portate tutto, vediamo cosa riusciamo a mettere sul palco. Ci mettiamo come alle partite di calcio, i più alti dietro. Io invece proprio mi sposto. Prego, prego, accomodatevi per la foto di rito. Se la regia mi mette un cartello. Vai via, tutti gli assegni davanti, inginocchiati con gli assegni davanti, tutti gli altri dietro. Allora, ditemi quando ci siamo tutti. Siamo in tanti, tanti, troppi. Via, altri assegni qua davanti. Visa al centro, lo vogliamo? Ale, fate passare, Visa, 2A al centro. Beh, così c'è nella foto? Ci siamo tutti nella foto? Allora, ci siamo tutti. Scorrete ancora un po', c'è forse posto. Usate anche le ci sono anche i divanetti se volete salirci sopra, tanto la produzione non se ne accorge. Ci siamo? Ci siamo tutti? Allora vi chiedo un grande ultimo applauso per queste CPH alla prima edizione di Campus Party Italia. Un grande applauso ai vincitori! E allora grazie, grazie a tutti ragazzi, è stato veramente un piacere e un onore. Vorrei chiedere a Visa solo di fermarsi un secondo, perché pensiamo sia magari il momento per presentare un altro progetto interessante di Visa. Lascio la parola. Sì, è un piacere per me presentarvi un altro gruppo di giovani che si chiama Brett Maps, con cui abbiamo lavorato quest'estate, questo anno in realtà, noi di Visa, per un progetto di imprenditoria giovanile. Sono un gruppo universitario, abbiamo lavorato con loro, sono stati 2 giorni in ufficio con noi, sono stati 2 giorni molto intensi, scambio di idee, proprio in preparazione alla competizione che hanno fatto ad Helsinki insieme a tutti gli altri team di tutta Europa. Hanno presentato le loro idee e allora volevo presentarveli qua sul palco. C'è Gaia che rappresenta, un grande applauso. Buonasera, buonasera a tutti. ...8,2% dei comuni italiani, le 79.530 imprese, i 34.651 beni culturali sono a rischio idrogeologico. Cosa accadrebbe se fosse il cittadino a tutelare la sua zona in prima persona? Cosa accadrebbe se il cittadino potesse comunicare direttamente con il suo comune? Notare un potenziale pericolo? Segnalare con un click? Ricevere istruzioni? Aiutare le istituzioni nella salvaguardia del territorio? Costruire la resilienza? Aumentare la sostenibilità? Proteggere il territorio? Essere protagonista. Brett Maps, il tuo comune a portata di app. Un applauso per Brett Maps. Grazie, grazie a tutti. Buonasera a tutti e prima di tutto complimenti a tutti i team che sono stati premiati stasera e anche a quelli che non sono stati premiati. In bocca al lupo 2 volte per i prossimi concorsi, non vi arrendete. Io sono qui
per presentarvi la nostra idea, che è stata diciamo nata all'interno di un contesto universitario, nata all'interno dell'esame di gestione delle emergenze umanitarie, e quindi è nata in un contesto di amicizia, e piano piano ci siamo rese conto che forse ce la potevamo fare, forse poteva essere fatto davvero, e in questo processo Visa ci ha molto supportato, quindi grazie a Visa. Più dell'80% dei comuni italiani sono a rischio idrogeologico. Questo cosa vuol dire? Che qualcosa deve essere fatto. L'emergenza umanitaria, quello che è importante capire è che non può essere evitata. Io non sono qui stasera a dirvi che posso aiutarvi a non far capitare un'emergenza. L'emergenza capiterà. Quello che possiamo fare è lavorare sulla prevenzione. Il prezzo delle vite umane che a ogni giro di emergenza vengono perse è assolutamente incalcolabile. Chi è che è coinvolto nelle emergenze? Le persone, i comuni, le istituzioni, le imprese che a ogni giro alluvionale perdono un fatturato incredibile. Il problema qual è? Il problema è quel grossissimo gap tecnologico e organizzativo che c'è tra gli stakeholder coinvolti all'interno della gestione dell'emergenza e i cittadini. I cittadini non sanno cosa fare, gli stakeholder non sono coordinati fra di loro e soprattutto le nuove e moderne tecnologie non vengono utilizzate in maniera efficiente, e questa è una realtà. L'ho visto io stessa all'interno del terremoto di Amatrice, perché io vengo da quelle zone, ero lì, ero all'interno della macchina organizzativa dell'emergenza e nessuna delle nuove tecnologie veniva usata in maniera efficiente. Faccio parte del team volontario umanitario di OpenStreetMap e non hanno utilizzato le nostre mappe, anche se erano pronte prima di quelle dei Vigili del Fuoco, non sono state utilizzate. Quindi questo è qualcosa, il framework dell'emergenza è qualcosa che in Italia deve cambiare. La nostra soluzione a chi è indirizzata? A tutti gli stakeholder coinvolti nelle emergenze, ai cittadini prima di tutto, alle istituzioni, alle imprese che hanno un interesse a salvaguardare il proprio territorio e anche alle compagnie assicurative che ogni volta si trovano a dover risarcire cifre altissime alle persone coinvolte. La soluzione è sia preventiva che durante l'emergenza. All'interno della prevenzione noi prevediamo di un sistema per segnalare situazioni di potenziale pericolo, in maniera che il comune e tutti gli stakeholder dell'emergenza possano essere informati in tempo utile per poter agire. Perché guardiamoci in faccia, tutti ci lamentiamo con le nostre istituzioni, ma loro non possono obiettivamente essere a conoscenza di ogni singolo centimetro delle nostre città, ma noi siamo a conoscenza della situazione della nostra strada dove abitiamo, della strada dove andiamo a lavorare ogni giorno, e possiamo essere utili tutti quanti per risolvere questo tipo di situazioni. Il cittadino all'interno della fattispecie di emergenza riceve le linee guida in punti chiave di protezione civile, quindi io ho segnalato un'emergenza, ricevo le linee guida su cosa fare. Le linee guida di protezione civile sono moltissime pagine che obiettivamente nessuno si va mai a leggere. Noi le abbiamo riassunte per poter essere fruibili in maniera precisa e puntuale dal cittadino, e verrà affiancato a questo anche un sistema di mappatura near real time delle zone, in maniera da poter aiutare gli stakeholder dell'emergenza ad intervenire in tempi più brevi, quindi una mappatura satellitare dei punti d'accesso all'area colpita. Il nostro progetto pilota speriamo di farlo partire a Genova, perché Genova ha un problema obiettivo con le alluvioni, quindi ci auguriamo di poterlo far partire lì, anche perché lì abbiamo svolto la nostra indagine sui cittadini e abbiamo fatto un sondaggio su più di 1100 persone alle quali abbiamo fatto diverse domande, tra cui: tu useresti questo servizio? Pensi che questo servizio possa essere utile all'interno del framework di intervento? Il 90% della popolazione ci ha risposto di sì, quindi la popolazione è pronta. Speriamo che siano pronte anche le istituzioni e gli stakeholder. A questo punto noi ci siamo resi conto che l'idea poteva essere valida e
abbiamo partecipato a diversi concorsi, abbiamo vinto diversi premi, tra cui quello di Fondazione Italiana Accenture, Youth in Action for SDGs, e quello di Altis dell'Università Cattolica. Ma quello di cui vorrei parlarvi brevemente stasera è quello di Junior Achievement Italia, che ci ha permesso di entrare in contatto con Visa Italia, perché dopo aver vinto l'edizione italiana del premio siamo volate a Helsinki per rappresentare l'Italia al contest europeo. Prima di andare a Helsinki abbiamo avuto l'opportunità di passare delle giornate negli uffici di Visa per ricevere un mentoring con i loro manager, e all'inizio eravamo un po' spaventati perché era la prima volta che entravamo obiettivamente in un colosso. Quando qualcuno pensa a Visa pensa a un'entità, non pensa che sia fatta di persone. Siamo entrate dentro e ci hanno accolto in maniera favolosa, hanno smorzato immediatamente quella che poteva essere la nostra ansia, la nostra paura, sono riusciti a smontare pezzo per pezzo il nostro business plan e a migliorarlo pezzo per pezzo, facendoci capire che quella non era una critica fine a se stessa, ma era una critica dettata dalla loro grossissima esperienza nel campo, e che quindi ci hanno aiutati a capire cosa potevamo migliorare, quali erano i nostri punti di forza e quali erano i nostri punti di debolezza. Quindi io vorrei ringraziare dal più profondo del cuore e da parte di tutto il team Visa e tutte le persone che ci hanno aiutate in questo percorso. Beh, perché siete stati favolosi. No, grazie a loro, un in bocca al lupo, perché porteranno la soluzione, vogliono portarla a Genova e anche in futuro noi li guarderemo da lontano e immagino faranno grandi cose. Un ringraziamento anche a tutti gli altri da parte nostra, è stata un'esperienza fantastica, se posso dirlo, e, cioè, è stato veramente bello, grazie. Grazie mille, allora un applauso a Visa e Breadmaps per questa presentazione, grazie. Volevo stringerti la mano, grazie. Portalo giù. Grazie mille. E allora la cerimonia di premiazione si conclude qua, l'appuntamento è a più tardi, c'è un altro evento sul main stage e poi non perdetevi la cerimonia di chiusura in stile Campus Party. Allora a dopo, ciao a tutti!